Cantiere Waterfront a Sassonia di Fano fermo da 2 mesi. L'assessore Brunori rassicura sulla riqualificazione della zona mare. Da domani al via nuovamente i lavori. Proteste per la pericolosità della strada di località Madonna Ponte. Alcuni cittadini lanciano l'appello al comune. È disastrata e si rischiano danni alle auto. Serve l'asfaltatura. Presentazione di libri, sport e il pomeriggio dei colori in centro storico. Un'altra settimana di eventi per il Carnevale di Fano. Domenica 4, il secondo corso mascherato. Carri allegorici dagli anni 60 agli anni 80, origini del carnevale, storia e mito. Nelle domeniche del 4 e 11 febbraio Fano TV trasmetterà in diretta 2 documentari realizzati dallo Studio del Bianco. La musica nel cuore, il 15 febbraio al Politeama il concerto live del cantautore fanese Andres che presenterà il suo primo disco di inediti. Stasera su Fano TV torna Guarda chi c'è. Protagonista Enrico Battisti e la sua passione per il calcio che lo ha portato a diventare commissario tecnico della nazionale Under 15 e campione d'Europa Under 19. Giovedì 1 febbraio, ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV, questo nuovo appuntamento con il nostro telegiornale. Apriamo con il cantiere dedicato alla riqualificazione in zona mare a Sassonia di Fano. A partire da domani prenderanno via nuovamente i lavori dopo uno stop di circa 2 mesi. Ci spiega nel dettaglio, nella prossima intervista, l'assessore Brunori. Ci tenevo a rassicurare la città per quanto riguarda i lavori del Waterfront di Sassonia che da 2 mesi circa si sono fermati. Si sono fermati proprio perché nello smantellamento i materiali è stata fatta un'indagine per capire la tipologia di intervento da fare, naturalmente una tipologia di intervento che deve essere durevole nel tempo perché poi si dovrà fare una manutenzione puntuale. Nello stesso tempo perché è subentrato un decreto legislativo per quanto riguarda il codice degli appalti e dei subappalti come in questo caso sono state chieste e quindi anche le carte stesse hanno rallentato e terz'ultimo abbiamo dovuto ottimizzare il progetto perché in corso d'opera proprio per farlo dialogare con quello di Viale Battisti abbiamo cercato di continuare quello che era un percorso di ciclabilità e quindi nella revisione del progetto qualcosa si è rallentato ma ora siamo pronti a partire, da domani gli operai saranno su strada proprio per fare ulteriori rilievi e lunedì cominceranno a rimuovere tutto quello che è il materiale del anfiteatro smantellato, ricostruire il piano per poi andare a realizzare una nuova gradonata e tutti i lavori che sono annessi, procedendo anche poi su quello che sarà la piazza a giardino che si costituirà davanti il cristallo e contemporaneamente circa da metà febbraio dovremo iniziare anche nei controviali proprio della congiuntura tra Viale Battisti e l'anfiteatro stesso, proprio su quel tratto di strada che ricordiamo sarà poi un domani a senso unico lato Monte Mare, con una riqualificazione appropriata, molto bella, proprio perché vogliamo essere pronti per l'estate per accogliere al meglio sia i nostri turisti locali ma anche i turisti passeggeri che vengono a visitare il nostro lungomare. Ed ora passiamo alle lamentele per la strada in località Madonna Ponte a Fano, una via piena di buche e difficile da percorrere in auto anche a passo d'uomo. Alcuni cittadini sono tornati a chiedere l'intervento del comune per asfaltarla e risolvere il problema che va avanti da molti anni. Stefania Schiaroli. Tante le proteste sulla strada di località Madonna Ponte a Fano, in località Tre Ponti, completamente dissestata e piena di buche. Qui si rischiano incidenti e gravi danni alle automobili, ci dicono esasperati i residenti. Il tratto stradale è utilizzato principalmente dagli abitanti e dai volontari del canile del Gattile Melampo, che richiedono da tempo e al più presto l'asfaltatura da parte del comune. Una situazione non più tollerabile, ci dicono gli automobilisti, data la pericolosità di questa strada. Signora, lei è residente in questa strada, ci racconti i disagi? Sono tantissimi, sono. Sì, lei ha visto anche lei com'è messo. Qua non si cammina più, si spaccano le macchine, ci sono le buche immense. Io anni fa ho fatto una foto e mandato a Fano TV, appunto perché non se ne può più. In queste condizioni, quindi c'è anche il canile. Tutto quindi qua. Facciamo un appello al comune.
Ah, certamente, quanto prima. Passiamo 3-4 volte al giorno, quindi prima la mettono a posto e meglio è. Ragazze, dove state andando? Al Gattile a fare volontariato. E ogni volta che passiamo su questa strada è sempre piena di buche e non si passa praticamente. Cioè non è fattibile, più che altro perché avendo anche una 500 mi si spacca le ruote praticamente per venire qua. Quindi spero che la rimettano a posto il prima possibile. Anche perché ovviamente si rischiano danni alla macchina, grossi. Sì, più che altro anche alle ruote, che veramente passi su questa strada, ci sono i crateri. E quindi spero che prima o poi faranno qualcosa, mi auguro almeno. Un appello al comune per risistemare questa strada? Un appello al comune è questo qua, che praticamente, visto che San Fortunato l'hanno fatto, questa è la strada parallela, quindi si spera che almeno fino all'ultima casa, alla villetta che c'è in fondo qui, di dia un'asfaltata. Ci arrivano fino in fondo col collegamento, praticamente arriverebbero in fondo nella strada che fa praticamente, arriva a sbuca lì davanti al ponte della Snam. Dovrebbero sistemarla, ma è tanti anni che si... Voi siete volontari del Canile, questa strada è disastrata. Sì, è veramente terribile fare questa strada tutti i giorni, alcune anche più volte al giorno, è pieno di buche, è stato così, ogni tanto vengono messe a posto ma durano pochissime ore e si lamentano sempre anche i visitatori che vengono, perché comunque venire a visitare il Canile per magari intraprendere un percorso di adozione diventa difficile perché la strada è veramente dissestata. Un appello al comune. Per favore considerate anche questa strada che è stata trascurata per tantissimi anni, da sempre che io ricordo, io vengo in Canile da tanti anni e cerchiamo di metterla a posto in modo definitivo. La chirurgia dell'AST di Pesaro e Urbino, un modello per la cura del tumore allo stomaco. Diverse pubblicazioni scientifiche internazionali la classificano tra le strutture di riferimento per questo tipo di neoplasia. Tra le più importanti, a novembre scorso, la pubblicazione nella prestigiosa rivista statunitense Annals of Surgery, la ricerca che traccia gli standard che dovrebbero essere raggiunti nei pazienti sottoposti ad intervento robotico per tumore allo stomaco. Questo studio, ha spiegato il direttore Alberto Patriti della chirurgia generale di Pesaro e Fano, ha arruolato pazienti in 25 centri esperti situati in tutto il mondo. I dati dello studio saranno utilizzati per tracciare i risultati che ogni centro deve raggiungere. La chirurgia infatti sta cambiando velocemente ed è necessario un continuo aggiornamento. Il dottor Patriti è stato tra i primi al mondo nel 2008 a pubblicare studi sulla tecnica di resezione dello stomaco con l'ausilio della tecnica mini-invasiva. E torniamo a parlare nuovamente della discarica di Riceci. La coordinatrice della lista civica Vieni Oltre ai nostri microfoni ha chiesto l'intervento del sindaco Matteo Ricci per fare chiarezza sulla vicenda. Sentiamo. Tante polemiche e tanta confusione sul progetto che prevede la realizzazione della maxi discarica a Riceci. Qual è il punto di vista della lista civica Vieni Oltre sull'argomento? A noi ci lasciano sbigottite le interviste rilasciate dal sindaco Ricci, per il semplice motivo che a più riprese abbiamo chiesto un confronto pubblico, ma lui evidentemente è abituato a parlare esclusivamente con un giornalista e non a confrontarsi pubblicamente con tutti i cittadini. La situazione è grave perché noi ormai da oltre un mese stiamo dicendo che la responsabilità di Riceci e anche di Ricci, e Ricci potrebbe chiudere immediatamente tutta questa vicenda, per il semplice motivo che, ricordiamo a tutti, il comune di Pesaro detiene il 26% quasi del 52% delle quote di Marche Multiservizi, quindi la maggioranza della parte pubblica. Il comune di Pesaro nomina il presidente ed un consigliere. Il comune di Pesaro, nella persona di Ricci, potrebbe chiudere immediatamente la vicenda ritirando il presidente. È evidente il motivo per il quale Ricci non lo fa: le elezioni. Tutto è stato posticipato al mese di agosto per un gioco elettorale politico, per non dare chiarezza ai cittadini, perché purtroppo questa pubblica amministrazione ha sempre peccato di trasparenza. Noi come lista civica adesso stiamo inoltrando
presentando anche una richiesta all'ANAC per quanto riguarda della documentazione che abbiamo trovato. Quindi ne approfittiamo a chiedere a Ricci un confronto pubblico immediato. Peraltro fa sorridere anche un'altra situazione, un altro evento. Il sindaco Ricci ha bloccato nella pagina Facebook sia la mia persona quale coordinatrice della lista civica Vieni Oltre, sia anche la lista civica. Tutto questo fa sorridere, perché se non c'è, da una parte non c'è nessun illecito, è alquanto singolare e ambiguo che un primo cittadino, quale quello che deve essere un sindaco, blocchi la limitazione della conoscenza di notizie ad un'altra parte della cittadinanza. Quindi approfitto di questa occasione per invitare il sindaco Ricci ad un confronto pubblico. Io contro lui invitiamo, anzi non io contro lui, io e lui, per dare chiarezza ai cittadini su Riceci. Vieni Oltre una lista civica per Pesaro, ma c'è la possibilità di espandersi anche a Fano? Noi abbiamo avuto diverse richieste dai fanesi di fare una lista civica a Fano denominata Viemma che è Vieni Oltre detto in fanese. Noi non riusciamo a farla noi personalmente, però siamo disponibili per tutti i fanesi che vogliono essere aiutati in questa impresa a illustrargli il programma. Salvare l'agricoltura per salvare il futuro. È questo il titolo del convegno organizzato da CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori, che si terrà domani, venerdì 2 febbraio alle 15.30 nella sala Incisori in Piazza della Repubblica Urbino. Come si legge nella locandina dell'incontro pubblico, per la CIA l'agricoltura non è il problema ma la soluzione. Alessandro Tarabelli è il nuovo portavoce di CNA Cinema e Audiovisivo Marche. Impegnato da oltre 15 anni in produzioni video, spot, documentari e film, Tarabelli rappresenta l'associazione nelle sedi istituzionali e nei vari rapporti con i media. Il regista jesino affiancherà nell'attività di CNA Cinema Marche il presidente regionale Henry Secchiaroli e la coordinatrice Elena Casaccia. E adesso apriamo la nostra pagina dedicata al Carnevale di Fano. Insieme alla presidente Maria Flora Giammarioli andiamo a scoprire quali sono gli appuntamenti di questa seconda settimana. Seconda settimana del Carnevale di Fano. Presidente Giammarioli, quali sono gli eventi in programma? Bene, sì, siamo alla seconda settimana di Carnevale e partiamo con venerdì 2 febbraio, quando alla sala di rappresentanza della Cassa di Risparmio di Fano ci sarà la presentazione del 18° volume dei Maestri del Carnevale, a cura di Silvano Clappi e Raffaella Manna, quest'anno dedicato ai manifesti del Carnevale. All'interno del libro ci sono veramente delle chicche imperdibili. Dopodiché passiamo ovviamente a sabato 3, tanto sabato è veramente pieno di eventi, a cominciare dal torneo di touch rugby dedicato al Carnevale, a continuare con torneo di tennis, per arrivare alle ore 16. Dalle ore 16 in poi, in centro storico ci sarà una sfilata di carri, ovviamente carri di seconda categoria, insieme alla musica rabita, alle mascherate delle fazioni, fino ad arrivare in piazza, dove gli Zebra 3 ci faranno ballare, divertire, aperitivi e insomma un pomeriggio di festa. La sera, vi ricordo, al Teatro della Fortuna la Cenerentola, e arriviamo poi a domenica mattina, il 4, secondo domenica di Carnevale. Al Palazzo Bracci Pagani avremo un incontro che si intitola Disturbi di cuore. E direte, che cosa c'entra col Carnevale? Il carro Carnevale di Fano Story è un carro cardioprotetto, vuol dire che ha sopra un defibrillatore. Per questo ringraziamo ovviamente Fano Cuore, che ormai da tanti anni porta questa sua aggiunta, diciamo, al valore del Carnevale. E organizziamo appunto con Fano Cuore, con un'associazione di Roma che si chiama Il Cuore di Andrea e con Ex Novo Compagnia Teatrale, un incontro di sensibilizzazione all'uso del defibrillatore. E non solo, per poi arrivare alle ore 15, dopo i tre famosi botti, per la seconda domenica di Carnevale. E ovviamente vi aspettiamo.
E nelle prossime due domeniche, quella del 4 e dell'11 febbraio, Fano TV vi farà fare un tuffo nel passato del Carnevale di Fano grazie a due documentari realizzati dallo Studio del Bianco. Dopo il successo della diretta su Fano TV della prima sfilata del Carnevale di Fano, prosegue da parte dell'emittente fanese proporre contributi che riguardano la manifestazione più importante e dolce della città. Domenica 4 febbraio alle ore 21, con replica domenica 11 febbraio, sul canale 19 del Digitale Terrestre, Fano TV trasmetterà in collaborazione con lo Studio Fotografico del Bianco due documentari legati al Carnevale che raccontano la storia, l'evoluzione dei carri e le persone che ne hanno fatto parte. Sono due documentari che abbiamo realizzato negli ultimi anni, che appunto hanno come soggetto il Carnevale di Fano, ma sono molto diversi tra loro. Il primo, Carnevale di Fano, origini, storia, mito, realizzato da me assieme a mio padre Paolo, traccia la storia della manifestazione carnevalesca, mostrando un gran numero di immagini appunto dal lontano passato fino ad arrivare al recente presente. Tracceremo la storia del Carnevale, vedremo l'esplosività che questa manifestazione porta con sé e sarà un modo per immergerci nella storia della cultura locale. L'altro filmato invece, che è diviso in due parti, realizzato assieme allo storico del Carnevale Riccardo Deli, si intitola Quando i carri sapevano di cartapesta, ed è una carrellata di ogni carro allegorico uscito dal 1960 fino al 1980, quindi è stato un lavoro di ricerca certosino. Siamo riusciti a trovare le immagini di ogni carro realizzato appunto in questo periodo appena detto, e sarà una possibilità di vedere la maestosità che queste strutture su ruote portavano con sé e la gioia anche delle persone che accorrevano numerose a questa manifestazione. Quindi sarà un modo per rivedere il nostro passato, riuscire a cogliere la bellezza di queste immagini e immergerci in quella che è la nostra storia. Le immagini che state vedendo in questo momento si riferiscono al Carnevale edizione 1966, più esattamente il momento dell'uscita dei carri allegorici dai vecchi capannoni di Viale 12 Settembre. In questi video, catturati dalle pellicole delle Super 8 dei fanesi, è possibile notare le differenze ad oggi della città, del modo di vestirsi dei cittadini e della costruzione delle opere allegoriche. Vi aspettiamo su Fano TV, speriamo che i documentari vi piacciono e possiamo anche, sono sicuro, imparare qualcosa di più sulla nostra storia. Per rendere viva la memoria del Carnevale e della sua evoluzione, lo Studio del Bianco è alla ricerca di video per la realizzazione di futuri documentari. Noi dello Studio del Bianco siamo molto attenti nella ricerca e digitalizzazione del materiale audiovisivo che in qualche modo possa aiutare a ricostruire la memoria visiva della nostra città. Quindi l'appello che lanciamo è a tutti coloro che magari in cantina o in soffitta posseggono queste preziose bobine in Super 8 o anche le ormai datate VHS, di portarle qui nello studio in via Roma. Noi le digitalizzeremo e cercheremo di costruirci poi qualcosa di interessante sopra. Il sindaco Matteo Ricci ha salutato Stefania Vergari, da oggi in pensione. Per tanti anni è stata un punto fermo per il comune di Pesaro, svolgendo con dedizione e puntualità i ruoli di segretaria, di assessori e dirigenti, ha commentato il primo cittadino. Un punto di riferimento per tanti colleghi, anche per la sua straordinaria umanità. 20.000 chilometri in bici per raccogliere fondi. Il pesarese Daniele Grassetti sabato 3 febbraio partirà dall'Arco d'Augusto di Fano per la prima tappa della Bike Edition di quel Danny Walks Europe, che da maggio a luglio dello scorso anno ha già permesso di finanziare diversi progetti riguardanti la salute mentale. L'obiettivo è quello di raccogliere fondi e finanziare le attività inclusive di AGFI, Associazioni Genitori e Figli, e ASI, Comitato Provinciale di Pesaro e Urbino. Alla partenza, prevista per le 9.30, ci saremo anche noi di Fano TV. La prima tappa attraverserà Pesaro e si concluderà a Rimini. Poi Daniele proseguirà la sua pedalata verso i Balcani e la Grecia, a seguire il Nord Europa. Chi vorrà potrà accompagnare Daniele fino a Pesaro in bici, e per l'occasione verranno messe a disposizione delle biciclette inclusive. In parallelo anche l'evento Run with Dani, una corsa di 10 km con partenza sempre dall'Arco d'Augusto.
E giovedì 15 febbraio al Cinema Politeama di Fano si terrà il concerto live del cantautore fanese Andres, che presenterà il suo primo disco di inediti. Lo ha intervistato Esther Musco. Io a 14 anni iniziai canto. Il primo anno fu un disastro perché ero deriso da tutti praticamente. E l'unica cosa che hanno saputo dire in molti è stato trovati un piano B. Quindi io sono contento di dove sono arrivato, dove arriverò, perché comunque appunto io punto sempre più in alto. Perché la vita va così, io voglio viverla così. Come il sole manca questo cielo, non ho mai dimenticato cosa siamo stati noi. Andres, un sogno che si realizza con questo evento live, La musica nel cuore. Perché questo nome? È il mio primo vero concerto, appunto. Mia mamma mi diceva sempre: tu hai la musica nel cuore. Da lì è nata il nome di tutto l'evento, che poi andrà a presentare il mio primo vero disco, totalmente dal vivo. Un disco di inediti, live, dove canti le tue emozioni. Un disco, sì, dove canto tutte le mie emozioni. Ho messo veramente tanto cuore all'interno di questo progetto. Canzoni che spero possano emozionare anche chi ascolta. Quanto tempo ci è voluto per la realizzazione di questo disco? Allora, nel disco abbiamo lavorato per circa 9 mesi. Sono 13 canzoni. Totalmente suonate dal vivo, musiche ricercate che possano andare ad emozionare soprattutto. Una collaborazione, un lavoro insieme al tuo amico Massimo Bartolini, nonché fonico e DJ. Esatto, come sul palco ci sarà Massimo Bartolini, che io saluto tantissimo, a cui mando un grande abbraccio, e ormai è una mia grande spalla destra e mi aiuterà in questo bellissimo concerto. Per partecipare e per seguire questo concerto, i biglietti sono disponibili presso un sito, un botteghino? Sì, i biglietti esattamente sono disponibili sia online su Live Ticket, altrimenti ci sono i vari punti vendita che sono annunciati nei manifesti. Allo stesso Politeama, nei giorni di mercato, si potranno trovare in esposizione i biglietti e quindi acquistabili, altrimenti c'è il numero di telefono di segreteria riportato sul manifesto a cui si rivolge chiaramente le informazioni e tutte le richieste direttamente chiamando a quel numero. Ci sarà occasione e possibilità anche di acquistare il tuo disco direttamente la serata del concerto? Esattamente, il disco sarà disponibile in versione limitata, in copia fisica, direttamente all'interno del Politeama quella sera. Perché venire al tuo concerto, Andres? Perché si torna bambini e ci si emoziona, 100%. In bocca al lupo, allora. Viva il lupo e vi aspetto tutti 15 febbraio al Politeama. Quando riuscirò a trovare il motivo per cui il mondo aveva più colore, quando c'era solo lei. A seguito della PEC inviata dal presidente dell'ALMA, Mario Russo, con cui comunicava il proprio disimpegno dalla guida della società, l'amministrazione comunale fanese si è attivata per individuare una soluzione societaria adeguata a garantire un futuro e la stabilità al club Granata. Pertanto, si legge in una nota pubblicata dal Comune, è stato individuato un fondo disponibile a presentare un'offerta di acquisizione della totalità del pacchetto societario con una proposta economica che si attesta fino a 200.000 euro, insieme alla copertura dei debiti che sono stati maturati. Se gli stessi dovessero attestarsi su quanto ragionevole presumere, non avendo ancora avuto modo di visionare la contabilità societaria. Tra gli obiettivi dell'acquirente c'è la volontà di realizzare un centro sportivo e di far risaltare il brand, lavorando sul marketing e sulla comunicazione, così da valorizzare la tradizione e la gloriosa storia del club Granata. E vi ricordo che lunedì prossimo, 5 febbraio, ospite nei nostri studi a Primo Cittadino sarà il sindaco di Mondavio, Mirko Zenobi. Per intervenire in diretta, come sempre, dalle ore 19 è possibile telefonare o mandare un messaggio su WhatsApp tramite i numeri che vedete in questo cartello.
Tra poco trasmetteremo una nuova puntata di Guarda chi c'è. L'ospite sarà Enrico Battisti, tecnico FIGC, che racconterà la sua passione per il calcio che lo ha portato a diventare commissario tecnico della nazionale Under 15 e campione d'Europa Under 19. Seguirà poi un approfondimento in studio con il cantautore fanese Andres. E chiudiamo qui questa edizione del telegiornale, grazie per averci seguito, l'appuntamento come sempre per domani mattina alle ore 7 con la lettura dei quotidiani, occhio ai giornali, buon proseguimento di serata sul canale 19 di Fano TV.